Buonasera e benvenuti alla prima semifinale di Show Cooking. Un saluto a tutto il pubblico di Telesardegna che ci sta guardando a casa e un saluto a voi pubblico, fatevi sentire. Buonasera, io sono Emanuele Boso e vi accompagnerò in questa avventura culinaria che avrà inizio proprio qui nella sede dell'IPSAR di Tortolì, Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione, dove si svolgerà questa saporita sfida di cucina che si svolge all'interno del Festival della Longevità, promosso dal Consorzio Industriale della provincia dell'Ogliastra e dalla Regione Sardegna per ricordarci l'importanza della longevità nell'Ogliastra, nella Regione Sardegna e nel mondo. Non a caso il festival si svolge proprio qui, perché l'Ogliastra è una blue zone, ovvero sia una delle specifiche aree del mondo in cui le persone vivono più a lungo e in un modo più sano, e questo è possibile anche grazie a una buona e sana nutrizione di cibo locale. Longevità è la parola d'ordine di Show Cooking, del festival che si è svolto alla sua prima edizione qui a Tortolì a Perdas de Fogu, e questa sera i protagonisti che si sfideranno sono proprio gli studenti dell'Istituto Alberghiero IPSAR di Tortolì, divise in due brigate, composta da dagli studenti appunto, e ogni brigata avrà un capitano, uno chef che cucinerà e guiderà i nostri ragazzi nella realizzazione di due piatti. Tutte le squadre avranno a disposizione gli stessi ingredienti e 90 minuti di tempo per realizzare i due piatti più interessanti, che saranno valutati da una giuria di 3 esperti sulla base della bontà, della creatività e della presentazione. Io farei subito un applauso alla giuria che è qui presente. Buonasera. E prima di conoscere la giuria che si occuperà di valutare i nostri ragazzi, fatemi fare i doverosi ringraziamenti a Telesardegna che ha permesso questo programma, con la regia di Emanuele Mocci, al tecnico audio Robby Frau e a tutti i tecnici e collaboratori che stanno lavorando per noi, a cui farei un grande applauso perché ci hanno permesso di portare questo programma in TV. E un ringraziamento ovviamente anche al Festival della Longevità, che alla prima edizione, ma speriamo possano essere tante altre. E ora andiamo a conoscere appunto la giuria che si occuperà di valutare i piatti e i lavori delle due brigate, a partire da Raimondo Mandis di Slow Food. Un bel applauso a Raimondo, buonasera. Roberto Nieddu, skipper di Tortolì, e Emanuela Cabras di Sacadrea di Santa Maria Navarrese. Buonasera giurati, e dopo faremo una chiacchierata all'inizio della gara, e vi ricordo che tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno a questa semifinale e poi alla seconda semifinale e infine alla finale sono stati preparati dallo chef Giorgio Cardia dell'Accademia dei Sapori, che conosceremo più avanti. Conosceremo più avanti perché adesso è il momento di conoscere da vicino le due brigate che si sfideranno questa sera in questa sfida culinaria. Ogni brigata ha scelto un nome che scopriremo tra poco, e quindi chiedo di entrare qui in cucina con me. Chiedo alla prima brigata di avvicinarsi, capitanata da Luisa Usala. Un bel applauso, eccoli qua. Prego, buonasera, e buonasera ragazzi. Buonasera Luisa, insegnante, buonasera, dell'Istituto Alberghiero. Sì. E buonasera ragazzi. Allora Luisa, come state? Perché io so che dietro eravate un po' tesi, pronti per questa sfida. Siamo molto ansiosi. Molto ansiosi, anche perché non sapete nulla di no, quello che succederà. Scoprirete gli ingredienti, sì, però la parola chiave rimane sempre longevità. Quindi sì, insomma, anche i ragazzi sanno bene che il piatto deve mirare a quello. Sì. Allora chiedo a uno di voi, a Gigliola, giusto? No, Noemi. Noemi, scusami, Noemi, di dirci qual è il nome della... Prendi pure il microfono, il nome della vostra brigata e il motivo della scelta. Il nome della brigata è Sadrona, e il motivo è perché Sadrona è una montagna nel territorio tra Perdas de Fogu e Scalaplano. E la caratteristica è che è una pietra piatta sporgente sul vuoto, dalla quale si può osservare tutto il territorio circostante, i paesi di Perdas de Fogu, Scalaplano e Sterzili. In qualche modo una montagna, qualcosa che rimane ed è ben evidente che ha un'importanza come i piatti che preparerete. Sì. Grazie. Grazie. Grazie mille e buon lavoro. Grazie. Adesso conosciamo la seconda brigata che chiedo di entrare qui in cucina. Prego. Eccoli che arrivano. Un bel applauso anche alla seconda brigata. Buonasera anche a voi. Buonasera.
Buonasera Stella Doha, il capitano della brigata, insegnante dell'istituto alberghiero. Prego, vieni qui vicino a me, ragazzi, in cucina. E come stai anche tu? Come va con i ragazzi? Beh, un po' agitati, dai. Un po' agitati, è normale, però insomma dà anche la giusta carichi carica. Però. Sì, esatto. Sì, siamo carichi. Esatto, esatto. E non avete idee di quello che succederà? 90 minuti però sono abbastanza, dai, per realizzare due piatti. Dovremmo riuscire. Dovremmo riuscire, ci riuscirete sicuramente. E allora chiedo a uno dei vostri ragazzi, ricordami il tuo nome. Alessandro, prendi pure il microfono e il nome della vostra brigata e il significato. Allora, abbiamo scelto il nome Terra Antica perché appunto si parla di longevità e dunque volevamo riprendere... Certo, più longevità della Terra Antica che dura negli anni, insomma. Bene, ok, grazie tante, grazie a voi. Allora, vi chiedo di sistemarvi ai vostri posti. Giurati, pronti per questo inizio? Vi ricordo che potete assegnare un voto da 1 a 10 secondo i criteri che caratterizzano questo show, cioè la longevità, ovviamente, bontà, originalità e impiattamento e presentazione del piatto. Pronti? Altro non mi resta da dire, scopriremo quali sono i piatti che le due brigate prepareranno per noi. Diamo ufficialmente inizio a Show Cooking. Ma tutti qua, siete qua dentro? Allora, ragazzi, che stessa cosa, tutti facciamo. I miei sono i miei. Quindi devo andare a prendere l'altro pagliere. Pesi 80 grammi. Fammi vedere. Sto parlando del piano e lo lavori in modo che si insaporisca. Adesso ti faccio vedere. La sfida è iniziata, Show Cooking inizia la gara e i ragazzi stanno già sistemando e preparando gli ingredienti. Qui in cucina si sentono già i primi odori e i primi suoni che aumenteranno nel corso dei 90 minuti, ma adesso è il momento di fare una chiacchierata con Giorgio Cardia, chef dell'Accademia dei Sapori, che invito qua con me. Vieni Giorgio, buonasera. Volevo sapere un po' com'è andata questa preparazione dei ragazzi, perché so che tu, oltre a coordinare Show Cooking, hai anche preparato i ragazzi e formato le squadre. Sì, partiamo dal fatto che diciamo che per sapere chi siamo dobbiamo conoscere un po' la nostra storia, e la nostra storia passa attraverso la preparazione di questi piatti. Quindi prima di entrare proprio in merito con loro sulla tipologia di piatti da preparare, abbiamo raccontato un po' come si viveva allora. Bisognava portare i ragazzi anche a capire quale atmosfera e quali erano allora le necessità che esistevano, anche perché i centenari di oggi allora erano adolescenti come loro. Certo. Quindi si viveva in un certo contesto. E partiamo dall'idea che l'alimentazione era per il 70% a base di verdure e di legumi, che si consumava poca carne, pochissimo pesce, pochissimi dolci se non nelle grandi occasioni. Quindi un'alimentazione che, nonostante allora era per necessità, in verità si è visto che era perfetta. Certo. In quello che era l'apporto calorico. Quindi con loro abbiamo affrontato questa tipologia innanzitutto di idea di cucina e poi toccando gli ingredienti che rientravano, perché i prodotti bisognava conservarli anche per lungo tempo, quelli certo. che si poteva, e si lavorava sulla stagionalità dei prodotti, quindi alcuni prodotti si potevano consumare solo in quel periodo dell'anno. Quindi attraverso questo siamo riusciti a creare una mystery box di ingredienti, dalla quale adesso i capisquadra hanno scelto quello che volevano preparare, e da quello che vedo sembra che hanno toccato anche degli ingredienti importanti. Sicuramente c'è qualche minestra in preparazione, perché la minestra era uno di quei piatti che giornalmente quasi veniva consumato di li più. Preparavano sicuramente. Quindi diciamo che quella storia oggi la raccontano loro attraverso questi piatti, perché sicuramente alcuni piatti parleranno di quotidianità,
altri piatti, sono sicura che in questi due giorni li vedremo, parleranno di grandi ricorrenze, di feste, di occasioni speciali. Assolutamente. Adesso è il momento invece di fare una chiacchierata con la giuria che si è occupata di, insomma, si sta occupando di valutare i ragazzi e i capitani, insomma, le brigate. Fare una piccola chiacchierata con me, perché io vorrei conoscere i vostri pareri, i vostri anche consigli dalla vostra esperienza, perché io personalmente vorrei sapere quali sono, secondo voi, i principi per la preparazione di un buon piatto. Cioè, quando è che quando un piatto è definito buono, giusto, ottimale per essere servito? Bene, inizio io, Raimondo Mandis, presidente di Slow Food Cagliari. In realtà, come dire, la domanda è già un po' lo slogan di Slow Food, che è un movimento, un'organizzazione nata a Brown nell'86, che promuove appunto il cibo buono, pulito e giusto. Soprattutto diventa per noi essenziale questo secondo attributo del pulito e della sostenibilità ambientale, che significa anche un forte legame con il territorio, la vicinanza a un prodotto appunto genuino, che non deve rispondere a una sola logica di altissima cucina, che talvolta sacrifica appunto troppe parti di quello, certo, che porta in tavola, e a noi invece piace assaporare tutto quanto. E adesso Emanuela Cabras. Sì, buonasera. Buonasera. Sono Emanuela, titolare del ristorante Sagra della Santa Maria. Io condivido molto di quello che ha già detto, perché oltre ad essere una ristoratrice sono anche una produttrice di prodotti agricoli, e quindi partendo proprio dalla materia prima di qualità, ecco perché un piatto potrebbe avere quel valore aggiunto che permette, sì, poi le materie prime di eccellenti, la freschezza, sicuramente lo gliastra un po', è nel mood, perché trattiamo dei prodotti ottimi, fresh, sì, il pesce fresco, comunque le carni genuine. Bisogna vedere cosa i ragazzi vogliono intraprendere o interpretare in questo piatto oggi, ecco. Lo scopriremo, lo scopriremo. Grazie, grazie. Adesso Roberto Nieddu. Salve, sono Roberto Nieddu, titolare dello Skipper Risto Bistrò. Hanno già detto gran parte delle cose dei colleghi. Sicuramente l'importanza delle materie prime legate al territorio è fondamentale. Altrettanto è la stagionalità, perché sappiamo che ogni materia prima non è sempre al massimo per tutto l'anno, quindi la lavorazione è fondamentale. Abbiamo anche detto che da paese a paese cambiano tantissimo le ricette anche dello stesso piatto, quindi i ragazzi avranno la possibilità di esprimere tutta la loro sapienza, la loro professionalità che è stata trasmessa all'interno dell'istituto. Un grande in bocca al lupo a tutti, eccola. Grazie, grazie. Allora farei un applauso ai giurati che continuano il loro lavoro. Ah, ragazzi, ma veramente è molto, non abbiamo ancora niente pronto. Dai questa cipolla. No, la metto questa cosa vicino. La zucchina, qua c'è proprio piatto. Ci mettiamo la carne, la facciamo rosolare, devi guardare se c'è il vino rosso. Allora lasciamo bollire, insaporiamo, ci mettiamo il basilico, il timo, che poi nelle porzioni del piatto le mettiamo appiccate con il buco. Ci mettiamo praticamente gli occhi, sì. Incondiamo prima bene con un po' di salsa, un po' di salsa sopra e un peperoncino colorato diverso per ogni piatto. Porta il mio piatto. Allora iniziate a buttare qui per fare il brodo, per cortesia, dai che siamo in ritardo. Lo devi usare quello? Intera, sì, nel brodo intera la voglio, sì, sì. Non deve... taglia in due, le taglia in due. Sì, 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 vai, vai. Allora, metterle qua. Perché qua, okay, ci deve mettere la cipolla per fare il soffritto. Allora, abbiamo visto come si stanno svolgendo i preparativi dei due piatti che a breve le due brigate dovranno presentare al termine dei 90 minuti. E io sono però in compagnia adesso di Franco Amendola, presidente del Consorzio Industriale dell'Ogliastra. Buonasera Franco. Buonasera. E anche a te chiedo due parole sulla longevità, sul vostro lavoro che promuove la longevità, del consorzio che si è occupato anche di organizzare il Festival della Longevità, la prima edizione. Sì, noi abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per la promozione turistica. Noi, il nuovo corso di questo consiglio di amministrazione del consorzio industriale ha individuato anche nel settore turistico uno dei settori trainanti dell'economia ogliastrina, per cui industrializzare anche l'attività turistica per noi diventa molto importante.
non poteva certamente mancare il problema della longevità, che è una delle eccellenze della nostra Ogliastra. E riteniamo che promuovere l'azione turistica impostata anche sulla longevità sia un ulteriore passo avanti in questo settore, ci darà la possibilità di poter allungare la stagione, che è la cosa che assolutamente un buon motivo per promuovere la Sardegna anche grazie a questo. Ricordiamo che la Sardegna appunto è uno dei posti in cui la longevità è un primate rispetto a molti altri posti anche del mondo. Ripetiamo che l'Ogliastra è proprio una blue zone, cioè una di quelle aree in cui è possibile portare avanti una vita longeva, se pensiamo a tutti i centenari che ci portiamo appresso e che presentiamo al mondo. Certamente la qualità della vita è la cosa più importante per l'Ogliastra, quindi far conoscere al mondo che qua si vive bene significa anche avere la possibilità di poter avere delle persone interessate a continuare a vivere qua o a sistemarsi qua nella nostra Ogliastra. Quello che noi che ci auspichiamo, stiamo lavorando ancora in... Certo, state portando avanti dei grandi progetti come questo e di questo ti ringraziamo. Questo ci fa piacere. Permesso, io entro in cucina così vedo come stanno andando i preparativi dei due piatti, vedo un sacco di mani al lavoro, vediamo come vanno le due brigate, faccio un rapido giro, come va? Come va Luisa? Come bene, va? Bene, bene, siamo a buon punto. Cosa state preparando? Cosa avete stiamo già preparando fatto? Stiamo preparando un macarone de ungra. Piatto tipico sardo, sono gnocchetti di semola fatti con la tavoletta, fatti a mano, con un sugo di pecora, sugo piccantino di pecora. Okay. E poi come altro piatto una minestra di Casu Evitas, che è il formaggio che si portava nella transumanza in montagna quando si stava per mesi e si conservava perché è sotto sale. Ecco. Quindi latte, erbe selvatiche, tutti e due i piatti, menta, timo, basilico, salvia. Siete messi bene con la preparazione perché è quasi già passata un'ora, come va? Male. Non voglio mettervi ansia, solo per vedere un po' come vanno i preparativi. Vediamo nell'altra brigata come va. Vedo le pentole muoversi. Come va Stella? Sì, ci siamo. Cosa state facendo? In ritardo. Cosa stai mettendo? Allora, sì, noi stiamo iniziando a preparare per fare una zuppa di patate, di zucca e finocchi. E poi accompagnata con un del brodo con del viscido all'interno. Si sentono già gli odori. Sì, buono, okay, è un buon odore. I ragazzi di là cosa stanno facendo qua dietro? I ragazzi qui stavano iniziando a preparare per fare del pane, perché abbiamo intenzione di preparare del pane che si usa principalmente nella zona di Perda Sevo e si chiama pane in Dorau, e l'altro è pane in Casau. Sì, allora pulitemi la postazione che vi faccio vedere come fa. No, aspetta, allora, devi cosa. Fare una catena di montaggio. Guardare, una volta che si sente più bene, aggiungiamo la Casu Evitas, la giriamo bene di modo che non si rovesci anche con la frusta. Possiamo, non abbiamo il tempo. Il tempo scorre, le nostre brigate accelerano il passo per preparare i due piatti, ma io nel frattempo faccio una chiacchierata con il dirigente scolastico dell'Ipsar di Tortolì, Gian Battista Osai. Buonasera. Buonasera a voi. E grazie per averci ospitato. Ospitato a voi perché ci date questa opportunità. È un'opportunità soprattutto per i ragazzi per mettersi in gioco e oltre a portare alto il termine, la parola sacra della longevità, insomma anche lavorare in cucina e permettere di essere davanti a dei giurati o comunque lavorare insieme in una cucina è sempre un'esperienza importante. Ma infatti guardo ammirato, perché solitamente sono chiuso nel mio ufficio di presidenza, guardo ammirato. E questo invece è quello che avviene. Questa è l'attività laboratoriale. Sì, sì. Sicuro i nostri ragazzi non staranno senza lavoro. Già dalla terza sono impegnati costantemente nel PCTO e quindi fanno delle esperienze in tutte le direzioni, nell'accoglienza turistica così come nella ristorazione di tutte le strutture della Sardegna. Vai, questo il formaggio per... Vai. Fino sopra. No, la grattugia grande. Capito? Aspetta, taglia pezzettini piccolini, guarda. Brigate, mancano 5 minuti di tempo, quindi impiattate i vostri piatti e finite le vostre creazioni perché sono da presentare a brevissimo. Brigate, il tempo è terminato. Facciamo un applauso alle brigate che hanno lavorato.
Via, 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 lasciate tutto, venite qui vicino a me. Allora, eccoli qua. Luisa, raccontaci un po' il piatto, com'è andata la preparazione e perché la scelta di questo? Abbiamo scelto questo piatto perché è un piatto tradizionale che si utilizza molto per la blouson dei nostri centenari, dei nostri nonni, si fa in tutte le cucine delle nostre nonne, ha un formaggio tipico della zona, è comunque un formaggio salato, si chiama Casevitas e viene utilizzato perché si conserva nel tempo, visto che c'era spesso la transumanza che durava per mesi e bisognava portare un pane che diventava raffermo, quindi un pane fatto con lievito madre. Abbiamo valorizzato un pane che poteva indicare il pane di Escalaplano perché lì viene utilizzato lievito madre. Un pane tra l'altro che un diabetico può utilizzare facilmente perché il lievito madre non incrementa quello che è l'aumento della glicemia. Allo stesso tempo le erbe selvatiche, quindi menta, le patate che c'erano a disposizione tutto l'anno perché era la scorta che c'era sempre, il latte che il pastore aveva e quindi un po' di pasta. Eccoli qua, e a voi giuria spetta il compito di assaggiare, guardare, osservare l'impiattamento e poi anche valutare la presentazione del piatto. Vi ricordo che vi è possibile fare delle domande eventualmente alla brigata. Pareri, opinioni da parte della giuria? Prego. Diciamo che è un piatto molto gradevole, profumatissimo, si sentono proprio i sapori di un tempo, quello che tutti abbiamo mangiato a casa da ragazzi, fatti dalle nostre nonne o dai nostri avi. Si sente Casevita, si sente la menta sicuramente, ma non è prevalente sul piatto, è un buon equilibrio. Bene, grazie. Complimenti, sentiamo un altro parere. Ben equilibrato, si sente comunque il Casevita, il pane è molto buono. Avete comunque utilizzato prodotti semplici che fanno parte della tradizione sarda, quindi ci sta. Grazie. Un buon mix di sapori. Complimenti anche per la scelta della ricetta, che è proprio filologica, cioè è ancorata proprio intimamente alla tradizione, appunto, si diceva prima, della transumanza, e quindi è un piatto semplice, facilmente realizzabile anche in un ambiente, diciamo, difficile, dove non c'era la cucina di casa, ma al contrario bastava un focolare per mischiare questi ingredienti. Quindi filologica, perché davvero ricorrono questi simboli e questi prodotti delle patate, del sugo Casevita, della menta, il pane è eccezionale. Grazie. Molto bello anche l'impiattamento. Grazie davvero mille. Complimenti. Eccoci qua. Piano. Allora, Stella, raccontaci un po' il piatto e com'è andato la preparazione e la scelta, il motivo della scelta di questo piatto. Allora, sì, quindi volevamo fare un minestrone, ma non avendo il tempo necessario abbiamo fatto una zuppa, diciamo, di patate, di zucca, finocchi, accompagnata con un brodo aromatizzato al viscido. Poi abbiamo voluto unire, siccome prima la minestra si mangiava accompagnata con del pane, allora abbiamo voluto utilizzare del pane tipico foghesino, che è un pane, pani in dorau e pani in casau. Ecco, sì. Uno l'abbiamo leggermente tostato un pochettino con dello strutto e l'altro invece l'abbiamo fritto. Abbiamo aggiunto poi della salsa pomodoro con del pecorino grattugiato. Piano. Tutti i piatti hanno dei buoni aspetti. Piano. E immagino anche al sapore, insomma, gli odori in cucina mentre stavate lavorando si sentivano e si facevano apprezzare, quindi sicuramente il risultato è eccellente. Qualche parere, pensiero da condividere sull'assaggio, può farlo tranquillamente. Di quei piatti che ti ricorda veramente quello che ti faceva la nonna a casa. Molto bella la presentazione, il colore, il sapore. Sì, l'occhietto ci sta molto bene su questa crema, e così come la zucca e il pomodoro a pezzettoni sopra. Estremamente equilibrato, bravi davvero.
patate e finocchi non sempre, diciamo, si legano molto bene. Qui davvero ho giocato molto molto bene. Originale, sufficientemente davvero creativo e innovativo anche nella presentazione, bravi nell'abbinamento anche con il doppio pane, eccezionale. Complimenti, allora grazie. Un applauso anche a voi e grazie. E come sempre a Luisa di raccontarci un po' come è andata la preparazione, il nome del piatto e perché questa scelta. Allora, il piatto si chiama Macaroni de Ungra con sugo di pecora, perché valorizziamo la pecora o la capra, perché sono sempre animali che vengono portati in transumanza e tenuti in montagna. Abbiamo fatto uno gnocco fresco di semola, perché anche quella si poteva usare per lungo periodo, uno gnocco che veniva tenuto secco e quindi rimane leggermente più duro e si poteva conservare. Vediamo i giudici che cosa racconteranno di questo piatto. Lo trovo molto gustoso, piatto ben equilibrato. Il piccante si sente, ma non troppo. Non invade. Esatto, neanche la carne prevale sul resto. È un bel mix. Sì, anche secondo me la pasta è ben eseguita, comunque ha una dimensione buona, ecco, non è troppo piccola, quindi non si sfalda, e anche la salsa è fatta molto bene, è bilanciata, si sente la pecora, ma anche il piccante. Sì, ugualmente un ritorno davvero alle origini, sapori davvero e bellezze che non vedevo da molto tempo, messe fresche al finale, davvero molto molto equilibrato. Complimenti. Grazie mille. Complimenti. Grazie mille. Grazie. A dopo. Volevamo fare dei classici Orubiolus, poi invece abbiamo detto perché non li facciamo con la sfoglia. Quindi abbiamo preparato una sfoglia violada, quella per intenderci che si usa per fare le seadas, poche parole, e abbiamo utilizzato il ripieno di ricotta aromatizzato con dell'arancio. E procediamo all'assaggio di questo secondo piatto e ultimo presentato in questa prima semifinale di Show Cooking. Ricordano effettivamente gli Orubiolos. Bello in questa variante, ecco. Sì. Il tempo davvero non era sufficiente per, come dire, far maturare questa pasta violada che dà sapore e forza al Sarubios, lavorata splendidamente la crema di ricotta, davvero bene. La sfoglia è deliziosa. Non da meno la crema di ricotta. Devo dire che questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Io farei un grande applauso innanzitutto ai ragazzi, alle brigate che si sono messe in gioco. Grazie. Ai due capitani, Luisa e Stella, grazie, che li hanno guidati, grazie tante. E ovviamente un applauso alla giuria, al pubblico che ci ha seguito. E lasciatemi fare ancora dei ringraziamenti prima di scoprire chi sarà il finalista. Ovviamente l'IPSAR di Tortolì, Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione, e al Festival della Longevità promosso dal Consorzio Industriale della Provincia dell'Ogliastra e della Regione Sardegna con l'assessorato al turismo, per ricordarci l'importanza della longevità in Ogliastra, in Sardegna e nel mondo. E ovviamente grazie a Tele Sardegna, Canale 13, la tua nuova scelta, che ha permesso la realizzazione di questo programma, con la regia di Emanuele Mocci, al tecnico audio Roby Frau, a tutti i tecnici operatori che hanno lavorato per noi e all'organizzazione tecnica di Stefania Cugia. Quindi grazie, facciamo un applauso a tutti loro che hanno permesso questo programma. E ora invito qui vicino a me uno dei giurati, Raimondo Mandis di Slow Food, perché solo lui conosce il nome del primo finalista di Show Cooking. Com'è andata questa scelta? Complicatissima, come da buona tradizione, perché davvero entrambe le squadre, le brigate, si sono veramente date da fare per complicare alla giuria enormemente la vita. Il differenziale sarebbe di mezzo punto, un punto. La giuria però si è espressa a favore della brigata di Terra Antica, che davvero ha saputo interpretare magistralmente innanzitutto la restituzione di sapori in maniera estremamente curata e originale. Un applauso ovviamente anche a Sadrona per il lavoro, e io vi saluto, grazie, un applauso a tutti i ragazzi e le ragazze ancora, grazie, che hanno lavorato, grazie a voi, e ci vediamo nella seconda semifinale di Show Cooking. A presto. Grazie, arrivederci. Bravo.
bravi, ragazzi. Grazie.